Benvenuti in questo Around the Week. Nelson, ho una grandissima notizia per te. Mi sono tagliati i capelli. Allora, no, stai molto bene, complimenti. Brava Bea, possiamo vederlo, è già uscito un video. No, niente, non è uscito niente di te che ti tagli i capelli. Allora, posso vedere. No, non posso vedere. Forse, beh, tempo venerdì sì, dai. Può essere uscito un video sul canale di Nelson in cui si taglia, in cui Bea taglia i capelli a Nelson. Comunque, prego, prego. Volevo dirti, ho una bellissima notizia per te. Il bagno, no, il bagno senza scatole. Il bagno senza scatole. No, 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 peggio, peggio, peggio. È infestato dalle falene. Ma secondo me le portate tu? Come le ho portate io stamattina? Ma ce ne sono un botto. Allora, io sono arrivato, ho aperto il bagno e 5 falene. Te l'ho detto, è pieno di falene. Mi fanno paura le falene. Non so chi fa. Anche a me fa paura. Io sono entrato in bagno ed era pieno di questi dannati esseri. Ma perché noi lasciamo aperte le finestre tutto il tempo? E se c'è umidità entra. Cioè abbiamo poi una foresta qui davanti. Sì, quello è fatto in mezzo. Vabbè, dopo l'invasione di formiche abbiamo queste bistecche in bagno che ci hanno infestato. Ma non sono due, sono tipo 5 o 6. Fanno le uvetta, secondo me, escono piccoline le falene. Stermineremo anche queste, Nelson, tranquillo. Nick, ti ho preparato il casco là da disinfestazione. Per piacere, mettitelo. No. Dai, Nick. Io le falene Nick, le odio. Vabbè, Nick, ho per capito. Per me le falene Nick, dovrebbero morire. Sei stato scelto come disinfestatore della valle spaziale. Vai a metterti il casco. Frank, ti serve lo spray. Te lo sei messo te questo? No, non me lo sono messo. Sì, che te lo sei messo. Ma quando? Settimana scorsa. Ma porca, una settimana fa. Mettitelo te. No, non posso mettermelo io. Ho capito. La clip deve essere Nick che fa la disinfestazione. È finito che lo faccio io. Vemo come si ribaltano le cose. Con le formiche in effetti ho avuto grandi successi. Quindi anche con le falene. Vecchio, le prendiamo e le liberiamo. Va bene, ma come le liberiamo? Non dobbiamo ammazzarle. Se tu la chiudi, trovi come. E poi? Pensa. Aiuto! Ma questa è la cosa più sbagliata da fare comunque. Ma cosa serve un po' di infilarlo dentro? Chiudo tutto? Sì. No, chiudi. È volata via. È lì. È là. Non vedo nulla. È lì. È là. No, dai, tonno. Da. Per sempre. Cesare mi ha appena detto che siamo arrivati alla puntata 300. Non è bello. Un bel traguardo, puntata 300. Perfetto. Frank, però tu mi dici che non è realmente 300. In quale vlog round ho chiesto di contare le puntate e non ho mai guardato se qualcuno ci ha risposto. Contiamole anche. Comunque non saranno mai tanti video quanti quelli di Ciccio. Io vorrei arrivare al numero di video di Ciccio. Ti ricordi? Cioè era 1100. Sì, Ciccio è oltre il 1000, mi sa. Noi non contiamo i salotti. Contiamo i salotti e anche tutti gli around. Aspetta, è vero. Secondo me no, però a 1000 non ci arriviamo. Abbiamo davanti a noi uno Space Valley con la bellezza di 492 video contando tutto e una Round the Valley che arriva a supporto con 292 video per un totale complessivo di 784 che si vanno a scontrare con i... Non arriviamo neanche a 800. C'è qualcuno? Ma siamo scandalosi. Ciao. Intruso. È arrivato un pacco. Grande Frank, è arrivato un pacco delle... Ciao. Quanti video ha fatto Ciccio Gamer? Non lo so. 1300. Vabbè, ma Frank, l'hai appena guardato, hai rovinato la game di contorno. Campionissimo. Quanto hai detto? 6300 video. 6300, ma neanche 6000. Ma è una leggenda, ma neanche se lavoriamo giorno e notte. Vuol dire che ne ha fatti molti più di 2 al giorno. Sì, esatto. Posso avere un carbonaro per pranzo? Cioè, ma tu sei andato a vedere il numero per rovinare la gag? Per dire no, la tarda l'ho già visto. Ok. A Nelson, ti devi svegliare. Nelson, hai sonno? Sì. Vuoi dormire? Esatto. C'ho un botto di roba da fare oggi. Dobbiamo costruire una scala. Costruire una scala? In che senso? Costruire una scala podio. Dobbiamo comprare 20 cibi cuocanti. Dobbiamo spacchettare una roba che ci è arrivata dalla Slim Dogs. E basta, direi. Fatelo, io dormo. No, non puoi dormire. Frank, cosa sta facendo? Prima che Frank faccia le sue minchiate, vieni un attimo qua. Sì, un gioco. Dimmi. Riconosciamo gli animali della mia casa. Ma no, ma è una roba noiosissima. Frank, ma... Questo è un antiope. Ma è una roba mega noiosa. Questa è una giraffa. Qui c'è un efelante. Frank, cosa hai messo qua sotto? Posso scoprire? Trucco di magia. Ah, è un trucco di magia. Dovete sapere che Frank, no, 5 minuti no, fa. No, scusa, no. Cosa? Avevo promesso che non urlavamo più nel video. Infatti non dobbiamo più urlare. Tu venite tutti qua. Non posso urlare ancora. Hai tolto dal... è vero. Sì. È il vlog scorso. Io controllo tutto. Aspetta, spieghiamolo. Io controllo tutto. No, aspetta Nick, non devi urlare. Un attimo. Non urlare perché gli ho tolto dal... No, aspetta, spieghiamolo. Vai. Il vlog scorso a un certo punto abbiamo urlato
tantissimo. Tu hai urlato tantissimo. No, io non ho urlato. Nicola sta urlando un sacco. Nick. Stiamo urlando troppo ultimamente. E abbiamo promesso di non urlare più nei video per portarli a un livello. Ma non l'hai fatto perché hai tolto quella parte. Allora niente, possiamo urlare. Possiamo urlare, ragazzi. Sì. Grandi. Frank, faccio vedere. Frank, 5 minuti fa mi ha detto venite tutti qua. Cosa esce da lì? Allora, quello che pensavo è che da quando abbiamo le mascherine, sì, fa un po' fatica a capire l'umore di chi arriva. Ok, sì. Perché uno lo vede e non capisce. Sì, vero, vero. Quindi piuttosto che andare a chiedere cosa c'è, tutto vero, così, ho pensato, troviamo un modo per renderlo più palese. Sì. E quindi ho creato questa cosa che tutti, quando uno entra, dovrà andare a, diciamo, rifornirsi. Ok. I cartellini dell'umore. Ci sta un... Ma cosa sono queste cose da scuola elementare? Ma non sto capendo. Ma ieri, tipo, non so, oggi sono burbero, me lo attacco così tutti sanno. Ma sul serio? Ma scusa, sì, poi c'hai triste. Questo cos'è? Pratico. Ma pratico. Mi rendete conto che ha fatto questo? Pratico. Lascivo. Lascivo. Un gioco che sei manipolabile. Da Amazon vi lasciamo il link sotto. Cioè, tu ti sei adoperato quanto per fare questa cosa? Li ho ordinati e poi prima in pausa li ho preparati. Posso decidere io? No, spotico. Oggi Frank è dispotico. È dispotico, ok. Ma fammi scegliere il mio. Dispotico, però. Se vuoi per te. Ma come pigna in culo? Anche pigna in culo. Lo voglio io. Ok, oggi Nick è pigna in culo. Fantasioso. Oh, bello, ce n'è, non c'è creativo. Faccio anche creativo. Creativo. Oggi mi sento creativo io. Sì, dai, sono creativo. L'altra cosa che vorrei proporre è, insomma, una volta ad Arando, una volta a settimana, è rotto però. Come rotto? È rotto. Sei già rotto. Fantasioso è rotto. Tu sei fantasioso oggi. Non sarà fantasioso mai. Comunque, una volta a vlog, secondo me per un'ora, a sorte ne prendiamo uno e uno lo pesca, okay, a caso, sì, e deve interpretare quell'umore. Ah, figo, bello. Ma questo a fine round? No, una volta da round, tipo, non so, silenzioso, non puoi parlare. Bellissimo, mi piace. No, parli poco. Ah, oh, Nelson, l'ho trovato. Nelson, tuo. Stavo facendo una cosa io qua. Ah, scusami, però quello è tuo. Assonnato. È perfetto, vai, attaccatelo. Sono io assonnato. Tu sono io. Ti hai preso fantasioso, stai dispotico. No, io sono concreto, ma non lo so. Tu non sei concreto. Pigna in culo. Per me. No, pigna in culo oggi è Nick. Sono la gran pigna in culo oggi. Ma chi è più pigna in culo? No, io no. Però è dispotico, no, Frank, già. Frank, non è tu sei più pigna in culo. No, io oggi sono creativo. Oggi sei un po' pigna in culo. Allora niente, facciamo scambio. Vieni. Oggi sarai creativo, io sarò pigna in culo. Però non è più figo se ce li attribuiamo noi. Ma infatti dovrebbe essere così. Entra, lo mettiamo all'entrata, uno arriva e se lo piglia. Beh, mi piace tantissimo. Frank, in realtà è una gran... Dai, questa me l'hai bippata. No, è geniale. Però è geniale, Frank. È geniale. Mi piace un botto. Complimenti. Ti faccio i miei complimenti da piglia in culo. Un cartellino per il nostro montatore video. Esatto. Il nostro montatore video, Pingu, noi diciamo sempre che è illeggibile. È vero, non traspare nessuna emozione dal nostro montatore. Concordo. Ma cosa sta facendo quello là da mezz'ora? Nelson, cosa stai facendo? Ragazzi, gli alieni! Ma. Ero in bagno! Ah, le farfalle! Ero in bagno! Ok. E a un certo punto un flash, una luce dal cielo mi ha abbagliato. E si è aperto un varco spazio-tempo sul soffitto. Ed è caduto un oggetto misterioso. Andiamo! Andiamo! Un attimo! Cosa? Non mi filmare, io c'ho addosso. No. Allora, ma questo è un bel... No, Nick mi censurerà. Nick censurerà tutto, perfetto. Ragazzi, andiamo da Nelson. Andiamo. Che ha fatto questa enorme cagata per mezz'ora. Ero qui, stavo, sì, defecando. Sì. E a un certo punto... Non sto a vedere. Oddio, ma cos'è? Una valigetta. Sul soffitto del bagno, che è composto dalla scatola della televisione, è caduto una box di metallo. Un box di metallo? Ma come ha fatto? A caso, così? Da un buco spazio-tempo. Alla caspita, una narrazione stupenda questa. Una narrazione stupenda. Sono voglioso. Ma ti vai a cambiare? Nick, vai a prendere. Nick, vai a recuperare la scatola. Non ho cambiamento. Ma qui nell'armadio. Nick ora andrà a recuperare la scatola. Va a recuperare. Nick, detto che potrebbe scottare. È caduta dall'atmosfera. Comunque tu sei uno storyteller pazzesco. Scusami, vai pure, Nick. No, sei nudo, no! Ma perché sei nudo? Sei arrivato, Nick? Quasi. Nick, pigliala. Mi faccio male. Ma non sul termo che viene giù, porca miseria. Nick, piglia la valigetta. Ma cosa stai facendo? Perché dai una catena? Tu devi filmare. Scusami. Oh, piano. Scotta!
Ascolta! Brucia! Ascolta! Perché ci sono delle tante? Ascolta! Poi mi spiega come l'ha messa su, da solo. Ok, sì, sì. L'ho lanciata. Uff. No, gli alieni. L'apriamo? L'apriamo. No! No, no, Cesare, no. No, vecchio. No, si è rotta. Non dirmi che si è rotta. Dobbiamo aprire la valigetta. Cosa state facendo? Lo mettiamo in sicurezza. Quindi si è rotta? No. Possiamo sapere cosa c'è dentro oppure... Prima di scoprirlo mi ha contattato l'FBI. Devo metterla in sicurezza. Continua la storia di Nelson con la valigetta. Perfetto. Quindi tu girerai sempre con questa valigetta, sì, per tutto la round. Va bene, sì. Mi sembra un'ottima scelta. La fine round l'apriamo. Sì, apriamo la fine, a fine round. Ora questa te la porti a casa e ci dormi insieme. Hai voluto fare la cavolata della catena. Ora te la tieni. Ma perché ora la valigetta ce l'ha Nick? Ma scusa, non lo so. Nelson, perché ce l'hai te, Nick? Non lo so. È passato Jovix, non ho capito un cazzo. A un certo punto lui aveva la catena. Ah, salutiamo Jovix. Ciao Jovix. Quindi voi adesso andate a fare la spesa? Noi andiamo a procurarci, okay, 20 cibi di dubbia croccantezza da testare. Ottimo. Mentre voi ragazzi, sì, dammi qua. Voi, brutti bastardelli, perché ti allontani? Te cosa stai facendo? Perché c'hai... Stai cercando di comandare tonno con il pad della Switch? Ma perché lui adesso dà valore a questi cartellini, quindi si comporta di conseguenza. Comunque per 5 euro io cedo il mio lavoro. Bello, scherzo, non è che va a fare la spesa con la valigetta. Come non va a farla? Certo che va a fare come la spesa, no, con, scusate, con la valigetta. È vero, Nick. Ah, anche perché non so dove ho messo le chiavi. Non avevano di fare. No, però ho fatto la pulizia. Non fanno entrare? Credo. Ma non ti fanno quella cosa che ti imbustano la borsa? Ti imbustano il braccio. Ti imbustano il braccio. Chiama l'esercito. Sì, sembra una bomba. Sembra una bomba. Voi andate a... Andiamo a costruire la scala. Adesso vi facciamo vedere come costruire una scala podio. Ma cos'è una scala? Io non ho ancora capito cos'è una scala podio. Sempre un progetto. Con delle scatole. Sono delle scatole, sì. Vabbè, funziona ora, Frank? Mi sono scordato dove ho appoggiato le chiavi del lucchetto, allora, delle catene di Nick. Non lo so, è che io, lo sai Nick, io faccio l'appoggino e mi scordo. Le chiavi. Ma perché le hai date a me? Ma perché le hai date a me? Uno le avresti perse. Lo so, certo, Nick. Io dove vado? Aspetta, qua. Qua! Ah! Bomba! Sì! Le abbiamo trovate! Sì! Sì. Trovate! Sì, era stato buttato nel fiume. Gli alieni esistono per davvero. La chiave dov'è? Non c'è, il ora bello è quello. Un nuovo testimone. Non c'è la chiave? No. Cazzo. Ti sei appena persi una scena bellissima. Ci hai capito che questa cosa della valigetta sta degenerando. Tra l'altro che sgattaiolando era attaccata alla gamba di Frank. Tra l'altro, no, ragazzi, no, no. Contenuto mega importante in quella valigetta. Cosa state facendo al salotto, ragazzi? Mi serve spazio per la scala. Frank, ma non puoi tagliarla. La CIA ha detto che dobbiamo tenerla lì. Io taglio tutto. Te la vedrai con la CIA, maledetto. Allora, cosa abbiamo appena fatto io e Frank? Abbiamo preso i divani che erano nel salotto e li abbiamo spostati qua, perché ci servirà spazio per costruire il nostro podio scala. Podio scala? Ormai è questo, podio scala. È il caro vecchio Julius, Nick, andrà a spostare tutti i vari elementi sul podio. Giusto, Frank? Corretto. Perfetto. Praticamente abbiamo capito più o meno le misure che ci servono per mettere il nostro scala podio. Lì c'è la camerina che ci ha posizionato il Cesi. E ora qua Frank sta facendo tutte le posizioni. Stai capendo. Non è la battaglia navale. No, non è battaglia navale. Non è battaglia navale. Vabbè, comunque adesso chiederemo a Nick e Nelson di comprarci il necessario, perché noi non avevamo sbatti di andare a comprare. Non è vero, perché sono già fuori. Perché sono già fuori, dai, vabbè, mettiamola così. Yeah. E dopo vedrete la mega pila di scala. Giusto. Perfetto. È cambiato tutto grazie a quell'omino lì. Vieni qua, vieni qua. Hai avuto una bella idea. Finalmente celebriamola. Vieni no, qua, no, sotto la luce. No, sai cosa celebriamo? Sì. Celebriamo il fatto che mi riconosci finalmente. Un'idea. Un'idea. Guarda, c'è scritto si fa voglioso. Di cosa? Perfetto, questa l'hai censurata, Nick. Vieni qua, presentiamolo. Il grande Chicco Cesare Cantelli ha avuto l'idea. Possiamo dire quante idee mi hai rubato negli anni? Parecchie, parecchie, ma non ho tenuto il conto. Okay, mi spiace. Devo spiegare. Vabbè, praticamente, di che cosa hai proposto? Sei arrivato qua, hai detto la vostra scala mi fa schifo. Sì. E hai detto sostituiamola con oggettistica varia per fare una scala che si confonda con il set e basta. Abbiamo rielaborato questa idea e abbiamo deciso di sfruttare il set. Cos'hai rielaborato? Abbiamo rielaborato completamente l'idea e abbiamo deciso di sfruttare il set come classifica. Non toccare.
Ok, dimmi. Ah, scusami, ok. La verità è che abbiamo chiamato Nicolas e ha detto: non posso passare a prendervi le cose perché sennò si scioglie. Ma la verità è triste, Frank. Abbiamo detto: chi ce lo fa fare di uscire alle 5 e mezza? Che avremo anche una famiglia a casa. E quindi no, ci arrangiamo. Io ho due gatti, prove. Tu hai due gatti? Sì, sono due gatti. Ogni tanto ti penso, torno da solo con i gatti e non mi fai pena, ci sta. Ciao, ah, grazie, dire, grazie. No, dai, no, non è male. Ti dico, ha i suoi pro e contro. Vabbè, sono pronto le mie olive alla scolana. Frank, io vado, tu sistemi i cartellini. È grande, poi ritorno. Allora, nuova giornata nella valle spaziale e ho già da lamentarmi. Cos'è? Cos'è? Questa è la mia sedia. Perché ci sono i tuoi documenti? Abbiamo dovuto spostare. Privatizzazione. Abbiamo dovuto spostare. È il mio luogo. Perché c'è sempre qualcosa. Questo che io non l'ho messo qua io. Ma quello l'hai messo tu. No, non l'ho messo io. No, sei tu che hai cercato ieri le tenaglie. Ci sono anche le clip di ieri che lo provano. E le ho trovate qua. Questo spazio è sacro. Perché la mia sedia è occupata da. Guarda quanta roba c'è. Smetti, cosa stai mettendo dentro? Cosa hai messo dentro? Mi serve dello spazio. Cosa stai facendo? È fuori norma. Cosa è fuori norma? Il mio tavolo. E quali sono le norme vigenti, scusa? Praticamente deve essere massimo 50 e 60. Ma te lo stai inventando? No. Toglimi sti documenti, Frank. Appoggiali lì. Non c'è più spazio, a parte che c'è il salotto che ci sta invadendo. Sposto un cuscino. Vabbè, io mi metto sul divano. Mettiamo i divani. Ma esatto, mettiamo i divani del salotto come. Perfetto, andata. No. Andata. Frank, cosa stai facendo? Il mio monitor. Perché lo stai togliendo? E io da dove guardo? Cosa guardo? Oggi non c'è niente da vedere, Tom. Non c'è nulla da vedere. Quindi non guardo la puntata. Circolare. Beh, ormai qua. Nick, fammi vedere che cartellino hai scelto oggi. Ah, la scivo. Ma sai che mi stavo chiedendo ieri con Frank cosa significa la scivo? Io me lo stavo chiedendo. Cioè, quindi tu ti sei messo un cartellino che però non sai. Perché sono anche sognato, mi facevi arrabbiare. Infatti sono arrabbiato con te. È vero che mi sei arrivato. Che mi trattavi male. Sì, ma non mi hai dato i particolari, non mi hai dato non i dettagli. Dettagli. Sì, ma non puoi arrivare qua però senza prove, Nick. Discutevamo e mi trattavi ma male. Ma di cosa? Io dicevo, ma scusa, ma ti sembra che mi tratti così? E allora mi sono arrabbiato con te oggi, quindi la scivo, anche se non sapevo cosa. La scivo, non sappiamo che cosa significhi, però vabbè. Scrivetecelo qua sotto nei commenti, dai Frank. Cosa sei? Mutevole. Mutevole. Mutevole, cioè nel senso che potresti cambiare, sì, emozioni, umore, esatto. Ok, e in questo momento però devi metterci, come te avevo detto prima, ci dovresti mettere lo stato attuale. No, sono mutevole. Sei mutevole, ok. Io oggi sono stratega. Infatti, vedi? Sono un botto stratega, sì. Magari è per questo che mi hai fatto arrabbiare. Andiamo a vedere gli altri. Tu sei? Fuori luogo. Ma perfetto, ma questo in tutta la tua vita te sei, sì, fuori luogo. Io sono sempre fuori luogo. E non è una cosa negativa, secondo me. Oggi in realtà questo cartellino celebra una cosa positiva. Cioè io oggi per la prima volta, per la prima volta in primissima anni, volta, ok, sono arrivato per primo in studio e ho dovuto è vero la porta. Ma infatti è stranissimo. E non sapevo come si faceva, perché cioè non sapevi i giri di chiave, non sì, sapevi le cose, ci ho messo un po'. Ci sta. Mi sono fuori luogo perché sono entrato e mi sono sentito proprio spesa. Nelson fuori luogo. Tu cosa sei? Bel bambino, fammi vedere. Sei rabbioso. Perché sei rabbioso tu? Bimbo, perché sei rabbioso? Cosa hai fatto? Che è successo? Tu sai perché è rabbioso? Per colpa tua, credo. Rabbioso? Cazzo vuoi? Ce la giochiamo a dadi? Dove ce li hai dadi? Volevo dire testa o croce. Ma scusa Nick, hai pure sbagliato. Cioè non sapevi cosa avevi nelle tasche. Che se cosa scandalo? Se viene testa, prendiamo il tuo monitor. Se viene croce, cazzo, prendiamo dicendo il tuo monitor. Perché? Ah è vero, manca un monitor dalla regia che mi hanno fregato per la puntata. Quindi mi servirebbe un monitor, grazie Nick. Testa o croce? Sì che lo può usare. Perché? Hai la moneta truccata, basta. Fa vedere la monetina. Aspetta, controlliamo che sia 20 centesimi. Beh, non si vede, però vabbè, ok. Mi testa questo, attenzione. Croce questo. Tutti i testimoni, Tutti i testimoni, vai. Regolare, vai, scopri. Testa, quindi prendiamo il tuo. No! No, scusa, prendiamo il tuo. Croce, io ero, guardalo. No. Sei un farlocco. Sei un farloccone, sei un farloccone. È tempo di prenderlo. È tempo di prenderlo, vai, stacca. Stacca tutto. Quindi prendiamo il suo. Teoricamente sì, però gli diamo una seconda possibilità. Dai, dagli una seconda solo possibilità. Perché stava guardando se stesso. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Frank, te la volevi giocare con la spada? No. Ah, ok, così a caso. Quindi il mio schermo? Testa, sempre il tuo. Testa, il tuo. Data, basta, dai, prendi. Dai. Piglia Nick, prendi e portala. Tu sei troppo rabbioso oggi, via. Bravo, stacca tutto. Fai che ti fai male. Ah, ma qua abbiamo Enrico Berte. Questo è il famoso Enrico Berte. Lo stiamo attrezzando per lanciarsi giù da un aereo. Esatto. Fra poco gli metteremo paracadute e tutto il necessario. Enrico Berte farà questa scena d'azione. Oggi sono James Bond, Enrico Berte. No, James Bond, però dobbiamo comunque James Berte. James Berte, perfetto. Oggi abbiamo James Berte. Scusami, James Bart. Frank?
Poi cosa stai facendo? No, volevo far vedere. È arrivato un monitor, no? Sì. E l'ho già tolto. Ok. Però volevo far vedere a tutti cosa succede quando trovate una roba nuova. Sì. E vi mettono dentro un simpatico CD. Ah, bello, per le istruzioni, sta comodo. Esatto, con le istruzioni dovete fare questo. Ma che brutto messaggio, ma... finita la gag. Ah, era... cioè, tu mi hai chiamato per questo? Sì. Ma è un bruttissimo messaggio, Frank. Sì, qualcuno ci ha messo impegno magari, no, col CD. No, per dire, non sprecate un CD, voi che fate le cose per... Ah, cioè, un attacco al sistema. Sì, ma calma, datemi un QR code. Allora, dobbiamo registrare le Benvenuti. Schede. Benvenuti! Ma perché hai costruito Minas Tirith, me lo spieghi? L'ultima volta c'era un fortino, Frank, ora perché c'è un torrione? Perché bisogna lasciare spazio alla creatività e quindi ogni volta inventarsi un sistema diverso. Ma soprattutto da dove entri? No, da qua. Ah, qua. Cioè, c'è un'entrata, scusa. Fammi vedere qua. È un po' precario perché se tocco una roba cade tutto e poi io metto qua e parlo. No! La mia... È la quinta volta. Si è fatto cadere una bambina con la fontanella aperta. Dicevo, no, bello Frank, io ho sempre paura che cada qualcosa e che tu ti ritrovi sotto le macerie. Però poi vabbè, no, potrei spaccare il set. Tocca a te ora. Sì. Possiamo unboxare quel pacco che ci è arrivato? Quale? Quale? Questo qua. Apri! Apriamo! Nick! Apro! Vieni, Frank. Nick! Frank! Apro. Adunata! Frank. Adunata! Il pacco supremo! Apro! Facciamo il nostro saluto! 1, 2, 3, tua sorella! Vai! Apriamo! È il nostro saluto, io dico. Vai, apri, tu no! Vado, Non indugiare! Vado, È un regalo! Da un po' di amici! Le magliette! Della Slim Dogs! Della Slim Dogs! No, no, quella io già la mia, quella già la mia. Io prendo quella con quella. Una con un disegno. Io vorrei una L. E qualcuno mi dà. Grazie mille! Grazie, ragazzi. Ma questo è bellissimo! Sono veramente figo. Non c'è quella col disegno. Lavoreremo bene d'ora in poi. Non c'è pace. Non c'è pace. Però è una roba che ripetiamo spesso anche qua a Space Valley, soprattutto negli ultimi tempi. Non c'è un disegno. Cosa vuol dire non c'è disegno? Un disegno. Vabbè, c'è la frase sto in fissa. Ma c'hai già quella dei pinguini con il disegno? Ma guarda, scusa, vuoi mettere? Ma dai, ma scusa, ma è un regalo? Ma scusa, ma sono bellissime secondo me. Ma le sta confrontando, ma scusa. Io voglio questa classica che c'ha sempre Matteo. Io mi sa che prendo questa, te lo figa. Disegno, guarda qua. Sembri uno Slim Dog. Bellissimo. Faccio switch. Cioè cambio. Passo. Vai a lavorare loro. Da loro, sì. Ringraziamo ancora un'altra volta la Slim Dogs per queste bellissime magliette che ci hanno regalato. Qua c'era Nelson nudo, ma ora sta in fissa. Molto bene. E ragazzi, ricordiamolo, ragazzi, c'è un invito. Frank, perché sei triste? Non c'è un disegno. Ma ancora. Ma basta, non c'è un disegno. Vabbè, Slim Dogs, nella prossima collezione Frank vorrebbe un disegno. E riproponiamo l'invito che facciamo sempre, la partita di calcetto con i Nirkiop e con la Slim Dogs. Perché stai urlando? L'enfasi del momento. Vi sfidiamo a calcetto. Vi sfidiamo con le vostre magliette. Così. Ma fa qualcosa di spettacolare per una volta. Sì, ma non prendi a picconate. Ma non posso parlare. Io approvo, io approvo. Se prendi a picconate con quel devi prendere a picconate il braccio di Nicolas. Dai, è figo, dai. Allora. Dai, un po' di sangue finalmente che fa views. Dai. Ma guarda, sei anche tutta distrutta. Ma guarda, non è vero. Abbiamo portato avanti per mezz'ora questa cosa della valigetta che in realtà ci sarà poi in due clip. E alla fine si è anche rotta. Mamma mia, sei troppo forte. Vai, torno! No, dai, posso! Ma ci sarà, e se c'è una bomba dentro? Fallo. E se c'è una bomba? Fallo. Lo fate veramente fare? E se c'è una bomba dentro? Aspetta che mi sposto un attimo. No, c'è il mio zaino, c'è il mio zaino. Sei pronta, valigetta bastarda aliena? Io sono pronto, Fallo. Vai, torno! Finalmente mi fanno divertire in questi round! Ma Frank è dietro il plexiglass. Ma Frank, vabbè. Oddio! Porco! Hai fatto un buco! Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è, ragazzi? Frank, prendilo! Frank, prendi! È vivo? È vivo? No! È vivo! Che cos'è, Frank? Non capisco, raga. Come non capisci? Come? Girali! I nuovi capellini di Space Valley! Questi cosi qua. C'è quello nero col logo bianco. E quello blu, che non posso mettermelo io perché ho la testa troppo grande. Tieni, Cesare. Con il logo colorato. Wow. Sarà bello. Guarda lo bianco. Gli alieni. E dove li trovano i cappellini? Le persone che stanno guardando questo video. Li trovate ora disponibili nel nostro store. Qua sotto in descrizione e nel primo commento. Ma c'è qualcos'altro, ragazzi. Cos'è? Frank, con del coraggio. Avvicinati. Oh.
No, io non ci credo. Into est io cucina in una clunt. No, ma che cos'è questa scritta? È una lingua straniera. Che lingua sarà mai? Per me è Ushu. Andiamo a vedere. Ma prima di tutta questa clip non potevamo fare un corso di recitazione avanzato per Frank e Nick? No, secondo... ma è bello, no, questo clip. Andiamo, andiamo. Incredibile. Exosa l'ha trovato Google. No, cosa assurdo dice? Il nuovo articolo al dettaglio sarà disponibile al pubblico a partire dal 26 giugno. Che cosa, che cos'è l'articolo al dettaglio? Dire? Non lo so proprio. Dai. Forse è il nuovo merch. Oddio, il nuovo merch. Il nuovo merch? Dicendo proprio quello forse. Il nuovo merch di un nuovo artista uscirà il 26. Oh, stai dicendo grafiche nuove sulle magliette, pazzesco. Vado. Dai ragazzi, un po' di ordine e facciamo la comunicazione come si deve. Da dove vorrei specificare? Il ragazzo ha alzato la mano, per favore. Vorrei spiegare che per tutta questa prova attoriale ci siamo organizzati in mezz'ora, quindi non potevamo far di meglio. Mezz'ora, tre minuti forse. Ma quale prova attoriale? Allora, eravamo genuini. Come ci ha comunicato questo bigliettino, ufficialmente il 26 giugno esce la nuova linea del merch di Space Valley. Sì, questi cappellini sono un piccolo assaggino. Esattamente, è il biscottino della fortuna. Frank, perché continui a fissare il biglietto? Sembra la Sicilia. Sembra la Sicilia, sì, sembra la Sicilia. Cosa ci avranno voluto dire? Speriamo che vi piacciono, passate dallo store per comprare il cappellino, nuovo cappellino, nuovi cappellini di Space Valley. Allora fallo te, scusa, Frank, grandi note attoriali. Frank, vai. Cliccate il link in descrizione, comprate il cappellino e mettetevi un promemoria sul telefono che fra una settimana escono le magliette. Esattamente, e questa settimana da oggi fino a venerdì, sarà venerdì, guardate, controllate i nostri social, canali social, perché pubblicheremo qualcosa in merito a me. Spoilerini. Posso dire una perla? Sì, certo. Cappellini bellissimi, stupendi, purtroppo a me non me ne va neanche uno. Facciamo vedere. Non è vero, guarda. Ho la testa troppo grande, ma nessun cappellino. Come si chiamano le persone con la testa troppo grande? Megacefali. Megacefali. Non è mega grande, è deforme. Cefalone. Lo so che è deforme. Cioè, so. Guarda, anche se mettiamo la misura più ampia possibile. Io ero gasatissimo, ma non. No, vabbè, dai, mega ampia. No, vedi, è una testa strana. Lo so. Strana la testa di loro. Però, cioè, sono io, non è. No, 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 il cappellino è normale. Ma sai che invece ti sta abbastanza. Però si vede che è un po' deforme. Ma non è male, sai? È male? No. Hai un qualcosa di skater australiano. Grazie tipo. Mille, grazie. Signori, ci vediamo al prossimo round the week. Arriverenze. Arriverenze. No, 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 no. No, non dirmi che hai beccato il pavimento. Vai, vai, vai.